Allora, Ortu, facciamo un po' il bilancio di questo inizio di seconda fase per le Panthers Roseto, una vittoria contro l'Esquilino e una sconfitta, l'ultima contro il San Raffaele Roma, una prima parte di gara dominata di fatto, più 12 anche a 3 minuti circa dalla fine e poi vittoria che è sfumata, ma Panthers che rimangono comunque saldamente al comando della classifica quota 12 punti. Sì, brucia una sconfitta che brucia tanto perché abbiamo giocato in maniera continuata a sprazzi durante la partita e facendo anche delle belle cose, giocando di squadra. Il problema è che nel finale ci è mancato quel qualcosa in più che io definisco cuore, per cui abbiamo lasciato andare il risultato favorevole al San Raffaele, che sicuramente è una squadra che ha il merito di averci creduto fino in fondo, e questo ha fatto la differenza. Sabato arriverà il Basket Roma qui al Palamaggetti, obiettivo ovviamente è rifarsi e riprendersi i 2 punti lasciati per strada la settimana scorsa. Altra partita tosta, e abbiamo sicuramente bisogno del sesto uomo in campo che ci incoraggi un attimino di più, e quindi invito la gente di Roseto a venire al palazzetto e seguirci, perché sabato sarà un'altra lotta. Basket Roma è un'altra di quelle squadre fastidiosissime, e l'anno scorso pure, anche se il roster era decisamente diverso, siamo andati a perdere in casa loro, altra squadra tignosa, che sicuramente la classifica in questo momento porta un punteggio bugiardo per loro, però ecco, noi stiamo lavorando su quelle lacune, su quelle cose che non hanno funzionato sabato, cercando di essere un po' più concrete e più squadra, in questa gara che affronteremo.